lezione del corso di solfeggio cantato. Oggi parleremo della seconda maggiore. Le note della scala musicale vanno dal Do basso al Do alto. Fra una nota e l'altra, per esempio fra il Do e il Re, c'è una distanza di seconda. È come uno scalino, la stessa distanza che c'è tra il Re e il Mi. Mi e Fa invece ha una distanza di seconda diversa da quella di Do, Re e Re, Mi, ma ne parleremo alla prossima lezione. Diciamo che la distanza tra il Sol, il La o il La, il Si o ancora il Do, Re è una distanza di seconda maggiore. Vedremo che invece Mi, Fa, Si, Do sono distanze di seconda minore, come uno scalino più piccolo. Questi sono gli scalini normali. E veniamo alla nostra lezione con il primo solfeggio, dove impareremo a intonare la seconda maggiore che sale, Do, Re, e la seconda maggiore che scende, Re, Do. Attenzione, quando due note hanno la stessa altezza, bisogna mantenere la stessa intonazione, cosa che non è sempre così facile come sembra. Cominciamo. La prima volta, ascolta. La seconda volta, canta insieme con le basi musicali. Sei pronto? Mettiamo in azione anche il nostro metronomo. Ti ricordi? Nella prima lezione abbiamo parlato del tempo come un battito costante e regolare che serve per misurare la durata delle note e del ritmo. E allora andiamo. A questo punto stoppa il video, cantala per conto tuo e poi riascoltalo un'altra volta dal punto in cui inizia il solfeggio, in modo da controllare se hai fatto correttamente le note. Se vuoi migliorare ancora di più, registra la tua voce sul cellulare e poi confrontala con quella che senti dal video. Sei pronto? Passiamo ora alla lezione numero 2, o meglio l'esercizio numero 2. Dove avremo le note Re, Mi. La distanza tra il Re e il Mi è identica a quella che c'è tra il Do e il Re, è una seconda maggiore. Quindi Re, Re, Mi, Mi. È lo stesso intervallo che si forma fra Do, Do, Re, Re. Quindi ora proviamo a cantare questo esercizio. La prima volta ascoltalo, la seconda volta cantalo, e poi provalo per conto tuo. Pronti? Re, Re, Mi, Mi. Mi, Mi, Re, Re. Re, Mi, Mi. Mi, Re, Re. Mi, Mi, Re, Mi. Mi. Ora prova per conto tuo e poi registrati e confronta con la registrazione, così potrai constatare se ci sono dei problemi, degli errori e correggerli.
E passiamo all'esercizio numero 3. Apparentemente sembra tutto diverso. Ci sono due note, Fa e Sol. Anche qui tra Fa e Sol, seconda maggiore. Il ritmo apparentemente diverso, dicevo, ma in realtà anche in questo esercizio ci sono due tempi all'interno di ogni battuta, cioè di ogni stanghetta, mentre prima però ogni tempo durava, veniva rappresentato con una nota nera, adesso ogni tempo dura, corrisponde alla durata di una nota bianca. Quindi ascolteremo la prima volta l'esercizio battendo il tempo esattamente come abbiamo fatto prima. Molto utile e interessante è rileggere a rovescio, ossia partendo dall'ultima nota, quindi fa fa sol fa sol 1 2 sol fa sol sol. Prova per conto tuo, cantalo molto lentamente e controlla con la tastierina del tuo cellulare se stai cantando esattamente queste note. E ora passiamo al quarto esercizio. Il tempo è due interi, ossia due tempi in ogni battuta e ciascun tempo viene rappresentato da una nota tonda. La distanza tra Sol e La è ancora una distanza di seconda maggiore, come Do, Re, Re, Mi oppure Fa, Sol. Sentiremo che questo esercizio assomiglia moltissimo a quelli che abbiamo fatto finora. Quindi, pronti per cominciare? E ora passiamo all'esercizio sul La Si. Il metro è ternario, significa tre tempi, cioè 1, 2, 3, all'interno di ogni battuta, cioè di ogni stanghetta. Ogni tempo viene rappresentato da una nota nera, i musicisti la chiamano quarto. Come in questo caso, due interi significa due tempi, i musicisti chiamano intero quello che noi chiamiamo nota tonda, o ancora due metà vuol dire due tempi, ogni tempo una metà, quello che noi chiamiamo nota bianca. Quindi veniamo a questo metro ternario e a questo intervallo di seconda maggiore, La, Si, che sale, oppure Si, La, quando scende. Sentiremo un ritmo come di valzer, cioè la 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 si 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 la la la
La si la si. Si la si la. La si 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 la la. La la si 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 la la. La 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 si si si. Si 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 la la la. La si la si. Si la si la la si 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 la 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 si 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 la la. Prova per conto tuo, poi controlla e anche questa volta divertiti a leggere a rovescio. Ricordati di prendere le note con la tastierina. Scendiamo al penultimo esercizio. C'è ancora il Do, Re. È cambiato solo il ritmo. Questa volta il metro è ternario. Ogni nota, cioè ogni tempo, corrisponde a una nota bianca. Do, do, re, re, re. Re, 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 do, do, do. Do, re, do, re. Re, do, re, do. Do, re, re. Tuo e poi controlla. L'ultimo parte con il Re, quindi seconda maggiore Re Mi, tre interi, tre tempi, ogni tempo vale una nota tonda che i musicisti chiamano anche intero. Pronti? 1, 2, 3. Re, re, re. Riprova da capo, controlla la registrazione. Ti ricordo che c'è comunque un ritornello, lo abbiamo saltato per non prolungare troppo la registrazione. E con questo abbiamo concluso la seconda lezione di solfeggio cantato dedicato alla seconda maggiore. Ti do appuntamento alla terza lezione dove parleremo invece della seconda minore. Ciao ciao e mi raccomando, ripassa e divertiti per conto tuo. Alla prossima!